Mamma mia, Fabio Jakobsen in questo inizio di stagione è veramente al top, veramente al top. Vince anche la seconda classica della stagione. È iniziata ovviamente la campagna delle classiche del Nord. In Belgio oggi c'era la Kuurne, Bruxelles-Kuurne, vinta appunto da Fabio Jakobsen. In volata, ma hanno rischiato, il gruppo ha rischiato di farsi fregare dai fuggitivi, sono stati ripresi praticamente a 25 metri, che è 50 metri dall'arrivo, più o meno, ma non di più. Poi ieri, nella prima classica di stagione, la Omloop vince alla sua prima apparizione stagionale su strada, Wout van Aert, dimostrando una semplicità assurda, cioè facilità veramente di adattamento clamorosa, clamorosa, e vince in solitaria van Aert, dopo aver dominato questo inverno, insomma, la stagione di ciclocross. E ieri si era chiuso anche l'UAE Tour con la vittoria, non dico scontatissima, ma scontata sì, o quasi, di Tadej Pogačar, che vince anche la seconda tappa con arrivo in salita e ultima tappa, ma lo fa praticamente, se non con la prima in bocca, quasi, insomma, con tre quarti di prima in bocca, ecco, diciamo così. Quindi, che dire? Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Buona domenica a tutti. Scusatemi se questa mattina avrei voluto fare comunque altri video, probabilmente li posterò, li pubblicherò dopo. Ho avuto dei problemi anche oggi, purtroppo, ma vabbè, siamo sempre qui. Quindi, che dire? Partiamo proprio dalla Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Dicevo, vince Jakobsen, che fa quindi 4 in stagione, se non erro, ma potrei sbagliarmi. Comunque, è un plurivincitore in questo inizio di stagione, ma vince le sue volate proprio di prepotenza, proprio, cioè come per dire: spostati, levatevi tutti, che passo io. Anche Caleb Ewan da dietro prova a rimontare, ma non ce la fa perché appunto l'esplosività e la potenza, la progressione di Jakobsen sono fenomenali. Quindi, primo Jakobsen, secondo Caleb Ewan, terzo Hugo Hofstetter dell'Archea, quarto McLay, sempre dell'Archea, quinto, primo degli italiani, Giacomo Mizzolo. Perché prima ho detto che se l'è rischiata il gruppo? Perché comunque i tre fuggitivi davanti, che erano Laporte, Christophe Laporte, francese, Narváez della Ineos e Taco van der Hoorn, che per i più attenti ricorderete che l'anno scorso comunque ha vinto una tappa, ha vinto una tappa al Giro d'Italia, quindi io personalmente l'ho conosciuto lì al Giro d'Italia e mi è rimasto impresso questo nome, Taco, quindi da allora veramente non me lo sono più dimenticato ed è uomo da fuga. Narváez e Laporte comunque sono corridori esperti e di un certo livello, vengono tenuti lì di fatto negli ultimi chilometri dal gruppo sempre attorno ai 10 secondi eccetera eccetera, ma passano i chilometri e il ricongiungimento non avviene mai. Forse un po' di sufficienza da parte del gruppo, non lo so, forse proprio grandissima resistenza dei fuggitivi. Fatto sta che si arriva agli ultimi 100 metri che ancora sono davanti. Lì probabilmente si guardano un pochino troppo, avrebbero dovuto partire prima, ma bisogna vedere anche le forze fisiche e la lucidità mentale a che livello fossero a quel punto della gara, dopo essere stati comunque in testa per tutto quel tempo. Il fatto sta che partono da dietro i treni e passa come una freccia, cioè lì veramente li svernicia tutti, Fabio Jakobsen con a ruota, Caleb Ewan, eccetera eccetera. Quindi grande vittoria di Fabio. E andando indietro, quindi andando a ieri, la Omloop, prima classica di stagione, dicevo, Van Aert, cosa possiamo dire ancora di questo corridore? Uno che sa vincere, cioè in ogni tipo di gara, in ogni tipo di situazione, può vincere in volate di gruppo, può vincere qualsiasi classica, cioè come abbiamo visto ieri, può scattare e vincere in solitaria, lo abbiamo visto anche resistere e anche bene in salita, insomma. A cronometro anche, mettiamoci, cioè veramente, che dire, ma poi uno che con una nonchalance simile viene dalla stagione di ciclocross, prima gara su strada, quindi esordio stagionale,
giustamente la vai a vincere, e cioè cosa se no, giustamente la vai a vincere e in solitaria per far capire a tutti che comunque è arrivato Wout van Aert, siamo in Belgio e grandissimo, cioè nulla da dire veramente, nulla da dire. Secondo, Sonny Colbrelli poi, che regola la volata di gruppo, quindi ti mangi anche le mani un pochino perché Sonny, anche nella scorsa stagione, ricorderete che in più occasioni, comunque è rimasto fregato, tra virgolette. L'anno scorso, infatti, io lo dissi, mi ricordo, in un video, Sonny avrebbe potuto vincere tanto di più, solo che alcune situazioni nemmeno sono andate troppo a favore suo, poi ovviamente ha vinto la Roubaix, eccetera eccetera, grandissima stagione per lui. Ieri arriva secondo, quindi piazzamento per lui comunque buono, diciamo, nella prima classica stagionale. Terzo Greg Van Aert, poi via via tutti gli altri: Nasen, Kampenaerts, poi Tiller. Settimo Matteo Trentin, che si è piazzato ieri e si è piazzato anche oggi. Poi Pasqualon, Seneschal e Stuyven, ricorderete, vincitore della Milano-Sanremo, appunto chiude la top 10. Poi via via tutti gli altri. Dicevo che ieri si è chiuso anche l'UAE Tour e ripropongo una domanda che feci qualche giorno fa. Anche quest'anno ci sarà il dominio di Poggi, Tadej, Pogačar? Cioè, se queste sono le premesse, come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, che comunque in questo UAE Tour, secondo me, nemmeno ha fatto troppa fatica. Anzi, cioè, ha voluto sì dare la stoccata vincente alla fine delle tappe, però veramente è sembrato di una superiorità, seppur siamo a inizio stagione, eccetera, eccetera. Però, cioè, uno come Pogačar, poi mi trasmette proprio tranquillità quando corre. Cioè, è come se facesse una cosa, come se stesse bevendo un bicchiere d'acqua in alcune situazioni. E questa è una di quelle, questo UAE Tour è stato una di quelle. Quindi grandissimo lui che vince due tappe, le due tappe con arrivo in salita. Ieri ha vinto davanti ad Adam Yates, che arriva a 2 secondi, a 1 secondo. Poi Peyo Bilbao, João Almeida, Plap, Carlos Verona, Rafał Majka, Vlasov, Bouchard e Harper, e poi avete tutti gli altri, Bardet, De La Cruz, eccetera, eccetera. Quindi tutti in fila, letteralmente tutti in fila. Vi vado a leggere la classifica generale dell'UAE Tour: Pogačar con primo, ovviamente, maglia rossa e vincitore per il secondo anno consecutivo di questo UAE Tour, perché anche l'anno scorso lo vinse. Vince con 22 secondi di vantaggio su Adam Yates della Ineos Grenadiers, poi con 48 secondi di vantaggio su Peyo Bilbao della Bahrain Victorious, 54 secondi su Vlasov della Bora, 55 su João Almeida, poi Carlos Verona, Rafał Majka, tutti sopra il minuto questi ovviamente, Bouchard, Bardet e De La Cruz, che chiude la top 10 in decima posizione. Il primo, per trovare il primo degli italiani, scusate, dobbiamo andare a finire, per quanto riguarda la classifica generale, al 25esimo posto con Dario Cataldo a 4 minuti e 23, poi subito dopo Fausto Masnada. Quindi questo è quello che dovevo dire per quanto riguarda il ciclismo. Se queste sono le premesse, direi che vedremo una gran bella stagione. Continuano comunque i piazzamenti per gli italiani. Qualche giorno fa abbiamo parlato anche dell'inizio di stagione buono per quanto riguarda gli italiani. Speriamo che sia di buon auspicio. Quindi iscrivetevi, campanella mi piace, la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando. E che dire, buona serata a tutti, ragazzi, se non vedrete nessun altro mio video, e al prossimo contenuto e forza azzurri sempre.